Io sto qua. Nome? Nome anch'io, mio. Certo. Io mi chiamo Luciano. Cognome? De Crescenzo. Età? 76. 76. Poi? Sesso? Quello là. Non è colpa mia, perché gli antichi greci nascevano tutti bisessuali, noi invece di questa generazione no, noi quando siamo nati ci hanno subito indirizzato verso un sesso. Io mi ricordo che una volta in quarta elementare un bambino venne accusato da un suo collega di aver toccato il pistolino a un altro ragazzino. Allora tutti intorno a lui a gridargli ricchione, ricchione, ricchione. E io capii che era una cosa bruttissima, che era, ricchione era peggio che ladro, peggio che... E quindi mi sono uniformato a un sesso solo. Non ho mai provato quell'altra cosa là, allora, mai. Nessuno è perfetto. Che lo fa. Professione? Qui è difficile, professione, perché ho cominciato facendo l'ingegnere, l'ho fatto fino quasi a 50 anni, facendo sempre l'ingegnere, era una persona per bene. Poi dopo mi sono messo a scrivere e quindi sono diventato scrittore, poi ho fatto un po' il regista. Insomma, dovendo dire la professione, io direi eccetera, eccetera. Bene. Più bugie o verità nel suo passato? Ma volgarità, francamente non me le ricordo, nemmeno una. C'è proprio un'incapacità a essere volgare, anche quando ho fatto qualche battutina. No, bugie sì, qualche volta sì. Ma sai, la bugia, se ci pensate bene, è necessaria. Io ho incontrato proprio la settimana scorsa una mia compagna di scuola, Mariolina si chiamava. Lei io l'ho vista quando aveva 18 anni, non aveva 76 pure lei, ed era proprio, la prima cosa che mi è venuta in mente è quanto sei brutta. Però non l'ho detto perché... Non lo devo dire, sono rimasto in silenzio. Ma che ci penso, pure lei è rimasta in silenzio. Ha più amato o è stato più amato? Ho paura di essere stato più amato che ho amato. Ed essere amato è una cosa terribile, perché vedete, ognuno di noi vorrebbe avere nella vita due cose, vorrebbe avere l'amore e la libertà, però quando hai l'una ti perdi quell'altra. Se, mi rivolgo alle donne, se una di voi è molto amata, subito lui, l'uomo, diventa geloso, possessivo, con chi stavi al telefono, dove sei stata ieri sera, ecco. E perde la libertà. Se invece naufraghi su un'isola deserta, dopo due anni di isola deserta ti manca qualche cosa. Allora il consiglio è la via di mezzo tra l'amore e la libertà. Sapete come si chiama? Si chiama amicizia, perché l'amicizia ti dà l'affetto e non ti toglie la libertà. Però non è facile procurarsela. Gli amici uno li deve innaffiare come se fossero delle piantine. Ogni giorno un'innaffiatina. Ma come si fa a innaffiare l'amico? Uno lo telefona, si va a cena fuori, si va al cinema.
innaffiate, più amici avete nella vita e più sarete contenti. Con la filosofia si mangia? Non molto, quasi tutti i filosofi sono famosi per essere poveri. Il più povero di tutti fu Diogene, che proprio poverino non mangiava nemmeno una volta al giorno. Però il guaio è che proprio è lo scrittore quello che non mangia molto. Si vendono pochi libri in Italia, quindi io sconsiglio chiunque a fare lo scrittore. È una vita piuttosto modesta, meglio leggere che scrivere. Rimpianti o rimorsi? Rimpianti. L'impianto più grande per me è quello di non aver conosciuto personalmente Totò. Perché se ho fatto l'ingegnere fino a poco tempo fa, quanto mi sarebbe piaciuto fare il regista in film di Totò. Io non lo so il paradiso come, però se è un posto dove uno incontra gli altri, io la prima persona che vado a incontrare dopo i miei genitori è Totò. Acqua gassata o naturale? Allora, mi sembra strano quello che dico, ma a me l'acqua naturale mi fa male. Cioè, l'acqua leggermente gassata mi fa digerire meglio. Per cui io quando vado al ristorante cerco sempre, ma non voglio fare pubblicità, quella via di mezzo. Un giorno a Napoli o una notte sull'Acropoli? Allora, tra i giorni più belli della mia vita c'è stato quello sull'Acropoli, perché sono stato fatto cittadino ateniese e mi portarono sull'Acropoli, arrivò il sindaco di Atene, io poi per toccare con le piante dei piedi le stesse pietre che aveva toccato Socrate, mi ricordo che andai completamente vestito di blé, però senza scarpe e senza calzini, per cui mi vergognai immediatamente. Però l'Acropoli ti trasmette delle sensazioni che non dimentichi più. È meglio prima o dopo i pasti? Allora, siccome non ho capito la domanda, quello già è difficile, se non lo metto di prima o dopo, quando capita, capita, più capita meglio è. Babà o pastiera napoletana? Ma io non mangio dolci, ma tra i due, se dovessi essere costretto stasera a mangiare, sceglierei il babà, perché la pastiera la trovo troppo violenta rispetto al babà. Il babà è molto più soft. Un libro da leggere? Questo è difficile. Qualsiasi libro. Vedete, io non sto parlando a voi, io voglio parlare ai vostri figli. Il più bel regalo che si può fare a un ragazzino è riuscire a trasmettergli la voglia di leggere. Guai a obbligare qualcuno a leggere per forza un libro. Lo si può inguaiare, poi da quel momento in poi non legge più.